Bentornati a Studio Mattina, il momento della rubrica legale. Il nostro ospite è l'avvocato Carlo Claps, presidente di AIDA con Consumatori. Oggi parliamo di trasporto pubblico e di Equitalia, ma partiamo proprio dal trasporto pubblico. Il Corriere del Mezzogiorno.it ha messo in primo piano il video del flash mob organizzato da AIDA con Consumatori sabato scorso ed è stato un grande successo. Vero, avvocato Claps? Sì, è stata una bellissima iniziativa. Tengo a precisare che la nostra associazione è stata coinvolta per azionare la class action nei confronti della ANM del Comune di Napoli, però l'iniziativa è stata portata avanti da Passanottate, che è un'associazione di bravissimi ragazzi, giovani napoletani, veramente in gamba, e tra l'altro sono stati ospiti anche qui con noi durante la rubrica. Eccolo qui, Davide D'Enrico, veramente un ragazzo in gamba che sta portando avanti tante iniziative positive per la nostra città. Noi come associazione siamo stati coinvolti in questa battaglia perché abbiamo intenzione, anzi veramente già siamo pronti per partire con questa azione collettiva nei confronti dell'ANM e del Comune di Napoli. Abbiamo già spiegato che il nostro intento è soprattutto, sì è vero, è quello di ottenere il risarcimento dei danni, che a nostro avviso è dovuto dopo tutto quello che i cittadini napoletani hanno subito, però è anche quello di, e soprattutto quello di far sì che finalmente la nostra amministrazione si dia da fare per migliorare questo trasporto pubblico, anche perché in concomitanza con l'istituzione delle zone a traffico limitato veramente Napoli è andata in tilt, perché i bus, sia perché addirittura non c'erano i fondi per pagare le assicurazioni, addirittura la manutenzione degli stessi bus, sia perché insomma non c'erano i fondi, addirittura il gasolio o addirittura i dipendenti. E qui dovremmo aprire una parentesi, perché è notizia di qualche giorno fa che alcuni dipendenti di queste società di trasporto addirittura incassavano delle retribuzioni spaventose nonostante fossero dirigenti da pochi anni. Sì. Quindi insomma, ecco, poi bisogna anche andare oltre, è un discorso molto più ampio. Comunque queste iniziative fanno bene alla nostra città, perché soprattutto partono da giovani che quindi possono rappresentare il nostro futuro. Venerdì ci sarà un'altra bella iniziativa che ne abbiamo parlato qui con i ragazzi, la ripeteranno. Si chiama Adda Passare alle 4, che è una parodia. Annuttato, ovviamente. Adda Passare alle 4 è un'iniziativa veramente molto simpatica e avverrà, pare che partirà venerdì dal piazzale in antistante del Cardarelli, dove normalmente è 4. E i ragazzi hanno organizzato una bellissima iniziativa. E noi ovviamente saremo sul pezzo, quindi. Mi farebbe molto piacere, perché veramente tra altre cose sono molto bravi. Come si è visto nel video del Corriere del Mezzogiorno, sono organizzati, quindi vero, c'è anche quella fase scenica. Giovani, ma già molto ben preparati. Sono bravi. Allora, avvocato, novità per i contribuenti, abbiamo intitolato il nostro incontro di oggi. Perché? Perché c'è una sentenza nuova da parte della Cassazione che apre in qualche modo un fronte nuovo per quello che riguarda Equitalia. Sì, diciamo che questa è una buona novità, soprattutto noi questo aspetto lo abbiamo sempre curato con attenzione, nei nostri ricorsi abbiamo sempre eccepito questo vizio secondo noi, e infatti noi non siamo stati i protagonisti principali in questa battaglia, è stato un semplice contribuente che ha trovato una commissione, non è stata la Cassazione ma la Commissione Tributaria di Latina, che ha accolto il ricorso di un contribuente il quale eccepiva che l'aggio percepito dalla società di riscossione Equitalia per il recupero nei confronti dei contribuenti per conto dello Stato era illegittimo. Noi abbiamo sempre sostenuto che l'aggio è illegittimo percepito da Equitalia, perché l'Equitalia, allora, l'aggio sarebbe la remunerazione che la società di riscossione ha per fare l'esecuzione. Naturalmente, trattandosi di Equitalia è una società per azioni costituita da Agenzia delle Entrate ed INPS, quindi dallo stesso Stato. È come se, insomma, c'è una... Paghi due volte. Paghi due volte, perché potrebbe essere giustificato se lo Stato incarica una società privata e quindi la remunera. Che fa da tramite per la discussione. Questo è quello che abbiamo sempre detto. Insomma, in parole povere, è come se Gigino desse mandato a Gigino di andare a recuperare dei soldi. Dice allora Gigino, vai a recuperare i soldi per Gigino, che dopo do la mangia a Gigino stesso. A Gigino, sì. Perfetto, hai fatto capire benissimo qual è il problema. In questo caso però la Commissione Tributaria ha valutato un altro aspetto molto interessante, cioè ha ritenuto che l'aggio, che tra altre cose è l'8%,
quindi sul totale da recuperare, quindi soprattutto chi ha il debito più alto ha una bella, insomma, spesa in più da pagare. L'aggio previsto in questo modo per Equitalia rappresenta falsa la concorrenza rispetto alle altre società di riscossione, perché giustamente le altre società di riscossione non hanno una remunerazione così alta, e poi tra le altre cose, ripetendo il discorso che abbiamo fatto prima, anticoncorrenziale, anche perché è lo stesso Stato che agisce per se stesso, e tutto ciò va a incidere sui contribuenti in un momento di crisi molto, molto forte, dove tante persone forse hanno sbagliato anche in passato, in molti casi, a non pagare i contributi, però oggi vorrebbero anche pagare, ma con questa crisi non riescono non riescono ad onerare questi debiti, a pagare questi contributi non pagati in passato, perché sia perché il tipo di azione che viene portata avanti da Equitalia è molto aggressivo, cioè in effetti un fermo amministrativo sul bene mobile, un'ipoteca sull'immobile ti costringe a dover praticamente cominciare a pianificare eventualmente un piano di rientro, però con aggi così alti, con spese di recupero così alti, insomma, effettivamente c'è una doppia difficoltà per il contribuente. Allora, questa sentenza può essere importante, perché cosa ha deciso? Ha rilevato l'illegittimità di questo aggio e ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea dovrà giudicare questo aspetto, e noi siamo molto fiduciosi, anche perché, ripeto... Quindi poi nel caso diventerà giurisprudenza. Diventerà giurisprudenza, e quindi l'aggio non potrà essere più applicato in tal senso, soprattutto così alto, da parte della società. Che tempi dovremo attendere? La Corte di Giustizia Europea ci potrebbe volere anche un anno, però ci sono anche altre sentenze che a seguito di questa stanno giungendo, quindi insomma probabilmente ora anche gli altri giudici cercheranno di seguire questa strada, quindi è molto importante. E se volete essere costantemente aggiornati sulle sentenze e non solo sugli sviluppi delle sentenze stesse, basta collegarsi al sito www.aidacon.it e lì troverete tutte le novità. Come sempre troverete l'avvocato Carlo Claps in persona a rispondere a tutte le vostre richieste ed esigenze varie. Caro avvocato, siamo in chiusura di questa puntata che è scivolata via veramente in un batte d'occhio. È stata una bellissima puntata, e allora io ringrazio Federica Riccio. A domani. Posso, grazie, in chiusura velocissima, c'è stata una dichiarazione di Nappier all'apertura del Corriere: la pubblica amministrazione deve funzionare, il dipendente che sbaglia paga e va a casa. Perfetto, questo è... E quindi voglio dire, la mission è stata raggiunta. Speriamo, non andiamo. Però dopo le parole vorremmo vedere anche i fatti. I fatti. E ricordate, venerdì ad Avassalle R4, dallo spiazzale dell'ospedale Cardarelli. Allora, dicevo, grazie a Federica Riccio. A domani. Grazie all'avvocato Carlo Claps, che ritroveremo ancora una volta domani qui, come sempre, in diretta a Studio Mattina a partire dalle 10. Buon proseguimento di giornata, vi lasciamo alla nostra sigla subito dopo, il TG9.